Sull'autorecupero, ora prima non so se, volete, se vi interessa fare una storia di 15-20 anni di lotta e rivendicazione sull'autorecupero che ha caratterizzato un po' la storia del movimento lotta per la casa di Firenze. Ci sarebbe, però forse magari col tempo non ce l'abbiamo. Mi interessava fare una considerazione su quello che si intende per autorecupero, nel senso che ci sono due aspetti importanti. È una pratica di vita, di lotta, una pratica insediativa, ed è una politica, potrebbe essere una politica. Come risultato, insomma, delle rivendicazioni eccetera, si è tradotta in iniziative normative molto limitate, comunque che hanno dei grossi limiti, che sono anche quelli finanziari, quelli che hanno ora gli enti pubblici in questo momento di crisi, perché vedono lo smantellamento di tutte le politiche sociali, tra cui anche la politica della casa, per cui la rivendicazione che noi facevamo come quella dell'autorecupero come un'integrazione, una delle risposte possibili all'emergenza, alla mancanza di politiche, alla situazione italiana che ci vede come diciamo il paese europeo che ha la più bassa percentuale di alloggi popolari, per cui dicevamo bene, non ci sono, però ci sono dei contenitori vuoti, io che avrei diritto ad avere una casa popolare metto in cambio, metto il mio lavoro per ristrutturarlo, per modificare questo stabile, tu istituzione mi devi riconoscere questo lavoro e mi scali dall'affitto o perlomeno mi riconosci questa situazione. Questo è il tipo di rivendicazione che è stato fatto su delle occupazioni che erano che sono riuscite per una serie di circostanze, da una parte i rapporti di forza che si sono riusciti a mettere in campo, cioè le iniziative di lotta, ma dall'altra anche le circostanze della proprietà, delle caratteristiche della proprietà, si trattava di proprietà pubbliche o di ex proprietà delle ASL in via di dismissione, per cui immobili che non essendo poi anche ad uso abitativo o non avevano un mercato immediato e quindi rimanevano sfitte per anni, e anche le istituzioni nel cambiare, nel riformare i vari istituti e le varie società, mega società di gestione di servizi pubblici che hanno via via formato non sapevano bene cosa farne. Per cui questo da un lato, appunto, quest'inerzia dell'istituzione, dall'altro la determinazione delle lotte, la costanza delle lotte che ha martellato, diciamo, costantemente per anni questa cosa, fino a quale si fa entrare nella testa degli amministratori anche questa parola, finché poi, trovandosi a corto di soldi, diciamo che la soluzione politica da parte di certe istituzioni è stata quello: bene, non ho soldi sufficienti per costruire case popolari, perché non sfruttare il lavoro di chi ne avrebbe il diritto ad averle e fargli contribuire alla realizzazione di queste case. Quindi le iniziative normative che ci sono state, sono perlomeno nella regione toscana, sono state di sperimentare con dei fondi, non con delle leggi regionali, cioè con dei bandi, con dei finanziamenti sperimentali, e dire bene, c'è delle situazioni, vediamo se si riesce a risolvere, noi mettiamo una parte di soldi con delle condizioni particolari, che sono quelle per cui l'occupazione o il gruppo di occupanti deve costituire un soggetto giuridico, deve formare una cooperativa o un'associazione o comunque un soggetto che poi possa partecipare a un bando, deve reperire comunque una serie di finanziamenti, di fondi che per pagare una parte dei lavori, perché comunque l'autorecupero sugli immobili di proprietà pubblica parte dal principio che, rimanendo la proprietà pubblica, allora una parte dei lavori, le parti strutturali, le parti principali, insomma, o comuni del fabbricato dovrebbero essere finanziate dalla proprietà, mentre gli alloggi, la parte interna, le parti, quindi le rifiniture o le parti impiantistiche interne degli alloggi, vengono finanziati sia con il lavoro che con l'autofinanziamento della cooperativa del gruppo di autorecuperatori. Questo come principio. Il fatto per cui queste esperienze non hanno, ad oggi non hanno avuto un
un esito positivo, sta nel fatto che, dato proprio dai rapporti, dalle difficoltà economiche, nel senso che essendo per l'ente pubblico una modalità di produzione al risparmio, quindi cerca di accollare il maggior costo possibile all'altra parte, che invece è comunque un soggetto debole, formato da persone immigrati, precari, giovani, studenti, insomma, per cui la capacità di spesa o di affrontare certe spese è molto differente. Quando si arriva a un livello, appunto, di formalizzazione di un accordo a livello istituzionale, in cui entrano in campo poi tutta una serie di normative, quelle sulla prima di tutto il sacrosanta sicurezza sul lavoro, per cui non è pensabile fare un cartiere di autorecupero come nelle stesse modalità in cui si trasforma occupandola un edificio dismesso. E questo è un problema che va un po' affrontato, va approfondito, anche se ora non c'è tempo, però è uno spunto che vorrei lasciare qui.